su, appunto, cercando delle immagini, di fotografie che appartengono a tutti quanti, no? Nel proprio album di famiglia ci sono, sì, abbiamo un po' tutte queste immagini, quindi lavoro su questa, appunto, immagine d'archivio che tutti possediamo, e archetipa se vuoi, e quindi sono, come non so, le vite di tante persone che vengono poi, come dire, riviste da occhi estranei e diversi. Queste qui invece, che sono l'autobiografia di tutti? No. Sì, 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 sì. Come titolo della serie. Sì, è un titolo che ho rubato alla Gertrude Stein. E praticamente sembrerebbe un diario di letture. Sì. Però appunto il mio intento è quello, come dicevo prima, di avvicinare il romanzo alla vita e la vita al romanzo. Cioè lo scrittore quando scrive raccoglie qualcosa della propria esperienza, ma non è solo la sua, è l'esperienza anche di tutti, voglio dire. Certo, e quindi nel romanzo, certo, nella scrittura, nel testo, cioè, entra anche la vita degli, sì, altri. And the idea of the butterfly is, of course, to show that, like an idea of a writer, when he has his first idea, it's like a cocoon. And then when the book comes out, when the book, yes, appears, it's like a butterfly appears. Non capito. And then it starts to fly all over, all around the world, like the butterflies. Mm-hmm. And to die somewhere, and somebody, another person, reopened the book, and the butterfly came to the world again. Yeah. It's very nice, the idea. And so it's simply to show that a book or an idea, the content of a book is like a butterfly. Our thinking is like a butterfly. Yes. And also there is another link to the famous Vladimir Nabokov. Yeah. He was a huge, huge, important collector of butterflies. Mm-hmm. And also he used the symbol of butterfly in his poems many, many, many thousand times. What I have a book about all the butterflies, and then I do photocopies from these butterflies in all different sizes. So I have a huge box with photocopies, and then I take the and then I put the copy on the form of the copy. Yes. On the I look for the best place. Then I take the scissor and then I take it out. It's a huge work. Fantastic! It's a marvelous work. Il volume è una raccolta di testi antichi buddhisti e quindi ho cercato di trarre dalle pagine materiali un'immagine che avesse a che fare con questo percorso spirituale, e quindi l'immagine della ruota sì, del Dharma, che è la ruota che ha messo, si dice nel libro, ha messo in moto il Buddha con la sua dottrina, e che da quel momento non si fermerà più. Ho utilizzato le pagine del libro, ho tagliato, sì, per cui in realtà il libro è vuoto. E questo è una cosa che si coglie soprattutto, se si ha la possibilità, di prendere in mano il volume, perché da chiuso sembra un volume compiuto, quindi con un certo peso, ma in realtà, essendo vuoto, è leggerissimo. Okay. E quello è fatto in 12 edizioni, ogni copertina è unica. All'interno ci sono 60 stampe che sono l'elaborazione di 60 foto che io ho scattato in 5 anni. Dopo queste foto, con Photoshop, gli ho semplicemente tolto il colore, quindi al posto dell'azzurro del cielo resta il bianco avorio della carta. Thank you.